Non tutti conoscono il Lazio, per essere precisi non tutti conoscono neanche Roma e quindi dobbiamo sempre di più impegnarci con la promozione, con iniziative di vario tipo, compreso per esempio un portale che abbia un senso, perché oggi ce ne sono una miriade tutte sparpagliate, far conoscere tutte le bellezze. Io amo condensare in due battute ciò che noi rappresentiamo. Noi siamo la cultura del mondo come territorio laziale e siamo un museo a cielo aperto. Oltre al Colosseo c'è di più, con l'obiettivo di valorizzare le bellezze dell'intera regione, concetto espresso ai nostri microfoni dall'assessore al turismo e marketing del Made in Lazio, Stefano Zappalà, è approdato all'esame della Commissione il piano turistico triennale. Il Lazio è terzo in Europa dopo la regione di Parigi e Londra, bronzo anche nella competizione nazionale dove la nostra regione è superata per numero di presenze da Toscana e Veneto. L'attrattiva della capitale quindi da sola non basta e stavolta il plauso al nuovo piano sembra essere bipartisan. Un giudizio, dicevo, sostanzialmente positivo. Anche se va, diciamo così, in qualche maniera emendato, mi piace la presentazione in cui si pone, diciamo, questo aspetto del piano triennale come duale tra Roma e il resto della regione Lazio. Quattro gli obiettivi generali contenuti nel documento: migliorare la competitività, sviluppare il turismo sostenibile, responsabile e di qualità, promuovere e rafforzare l'immagine e la visibilità del Lazio, integrare il turismo nelle politiche regionali. Grande importanza è data anche al miglioramento delle competenze professionali degli operatori. Verrà quindi avviata l'istituzione della Scuola di Alta Formazione del Turismo. Particolare attenzione poi alla diversificazione e innovazione dell'offerta e alla destagionalizzazione. Il piano favorisce inoltre l'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il fondo rotativo. Grazie al nuovo piano regionale sarà possibile coniugare le proposte tradizionali e collaudate del circuito di Roma classica e barocca con quelle di soggiorni naturalistici ed enogastronomici o delle vacanze in barca a vela o ancora del turismo a cavallo lungo gli antichi sentieri della transumanza. Tra le novità infine l'introduzione della carta del turista, un vademecum per tutti coloro che si recheranno nella regione.